quadro politico di quella che è stata la battaglia di poche persone eliminate contro questa lobby aggressiva che, badate bene, sta invadendo tutta l'Europa e tutto il Mediterraneo, e che sotto le elezioni europee si può anche dire: io sono moderato, naturalmente vede chi è più forte in Europa come produttore di questi affari centrali e che quindi ha interesse a usare la sua forza politica per piazzare il più possibile e quindi per avvantaggiarsi economicamente il più possibile. Siamo quindi vittima, per dirle in parole semplici, di una vera e propria colonizzazione. E ancor peggio avviene questo nei paesi più fragili come la Grecia, dove si ha l'ardire di mettere torri eoliche nelle isole fantastiche, o addirittura, come ho visto io in Tunisia, direttamente sulle rive del mare, perché tanto lì le opposizioni di carattere politico non esistono, non sono mai esistite. Che cosa sta succedendo in Molise? In Molise era successa una cosa straordinaria. Prima che in altre regioni si era creata un'unione di tante forze, di tante associazioni, si parlava di 100 comitati, i quali hanno posto il problema e grazie anche alla presenza casuale sul territorio, non di un qualunque funzionario, ma di un funzionario dello Stato, direttore dei beni regionali, deciso a difendere e a tutelare il paesaggio come suo dovere, hanno fatto sì che in effetti le 4.000 torri eoliche si sarebbero potute mettere, non si sono messe, se ne sono messe molto di meno, quanto basta per essere indignati. Che cosa è successo da allora? Da allora è cambiato la giunta regionale ed è cambiato il colore della giunta regionale. Prima era una giunta di centrodestra, adesso è una giunta di centrosinistra. Diciamo che durante la giunta di centrodestra abbiamo avuto un consigliere regionale tra i più attivi, si chiama Michele Petraroia, e non gli si può non dare atto di aver dato tutto il suo possibile aiuto per fare questa battaglia. E lo abbiamo, almeno io personalmente, l'ho ritrovato nella battaglia di cui forse non si è parlato oggi, ma forse ignorate gli aspetti, ed è quella di difendere un altro pezzo di Sannio, cioè di nostro territorio, cioè a dire il territorio che inizia immediatamente a valle dei comuni di Sepino e Cerce Maggiore, dove inizia la campagna. Non possiamo non considerare questi territori come territori che fanno parte di quella che è l'immagine, di quello che è l'attrazione, di quella che è la fantasia che si può esercitare su un luogo che, come il Molise, ancora ha angoli di natura e paesaggio con storia millenaria, agropastorale, che sono sempre più rari, sempre più ricercati. E dove passano i trattori, che sono i luoghi di cammino, dove oggi con più di 400 milioni di cittadini europei che sempre di più cercano di scoprire il cammino come vera forma di turismo reale, di immersione nel territorio, sono una speranza, una ricchezza. Dunque, c'è stata una specie di Molise che si era risvegliato, che ha fatto una manifestazione di 2.000 persone, unica in Italia, a Campobasso, contro l'eolico, poi tutto questo movimento si è sfaldato. Si vuole dire la colpa è di chi lo aveva fomentato? No, evidentemente qualcosa è imploso. Dobbiamo ripensare la nostra alleanze e la nostra organizzazione. Fatto, siamo tra di noi,
il consigliere al vicepresidente, oggi vicepresidente, quindi oggi è passata la parte del potere, consigliere Petaroia, il vicepresidente Petaroia sta svolgendo un'azione in quanto vicepresidente sulla aggressione eolica della Valle del Tammaro in Campania, perché ci sono 6 centrali in aree con termini, cioè dire in Campania hanno fatto proprio finta di dimenticarsi che dovevano chiamare per andare in conferenza dei servizi, dovevano chiamare obbligatoriamente la regione Molise e il direttore dei beni culturali del Molise, mentre gli andava benissimo la struttura di tutela dello Stato che c'era in Campania, perché la struttura di tutela della Campania evidentemente è molto presa da altri problemi, forse il compagno non se ne era accorta di quello che stava succedendo, non si era accorta che stavano mettendo le pale a 100-200 metri dal tratturo per scassare Candela, non si era accorta che il tratturo non era neanche vincolato. Questa situazione fa sì che in effetti nella provincia di Benevento, grazie anche a Coldiretti e grazie anche all'intervento del vicepresidente della Regione Molise, che peraltro non ha ricevuto gli stimoli che si aspettava dai comuni con termini, e parlo di Cercemaggiore, Guargareggia, Sepino, San Giuliano, eccetera, Vinchiaturo, perché poi il turista sul quale noi speriamo non è che sta a guardare dove finisce il confine, entra in un ambito territoriale, e tuttavia la regione Molise sta facendo il suo dovere in quella direzione e sta richiamando la regione di Campania a rispettare le norme. E in Campania, in provincia di Benevento, è nato un movimento molto apprezzabile, molto organizzato, di cui possiamo essere fratelli, cugini, e da quale possiamo molto imparare. La battaglia è in atto, è molto forte, e naturalmente vede intrecci di interessi anche dove non dovrebbero esserci, vede gestioni degli uffici che sono di una rapidità sconvolgente, vede aspetti stranissimi che probabilmente un giorno dovranno essere riportati in un esposto penale. Che cosa succede in Molise? In Molise c'è oggi un assessore all'ambiente. Questo assessore all'ambiente va responsabilizzato, non si può chiedere al vicepresidente Petaroia, che ha annunciato nel convegno PD che si è tenuto al Morcone il 4 maggio, che nella regione Molise si sta preparando una legge per cercare di regolamentare in modo, non dico severo, ma perlomeno sufficiente l'eolico. Ma saranno scappati i buoi, non lo avranno fatto. Ma questo è pericolo. Questo è sempre pericolo, ma dobbiamo anche essere noi, e anche per questo facciamo questa conferenza stampa, che interveniamo per tempo, quando siamo stati zitti per almeno 2-3 anni. Credevamo di avere vinto, ma quando contro delle potenze economiche non si vince mai. Quindi facciamoci anche un esame di coscienza. Allora, oggi la responsabilità e la competenza di fare queste norme non è del presidente, non è del vicepresidente, è dell'assessore all'ambiente. È a lui che vanno rivolte le intimazioni. Non ho mai risposto. È a lui che vanno rivolte, è lui che va messo nell'angolo giusto, cui i cittadini hanno il diritto di mettere ogni politico per chiedere conto di quello che fa. Risulta, nonostante sia stato il sindaco di San Martino in Pensilis e che quindi abbia allegramente autorizzato decine di torri nel suo comune, non è questa una ragione per
pensare che non ci si debba parlare o che non debba assumere con la responsabilità di assessore ambiente una responsabilità su tutto il Molise. Quindi questa è la posizione in cui ci dobbiamo chiedere alla giunta del Molise di prendere atto di quello che sta succedendo nell'Italia meridionale. Guardate il significativo. In Calabria e in Campania non sta succedendo nulla, nel senso che la mano libera è concessa. In Calabria e Campania avete ascoltato bene i nomi di queste regioni. Invece in Sicilia, dove c'è un presidente di nome Crocetta, che si sa essere una persona di grande levatura intellettuale e che sta facendo una politica di un'abilità incredibile, che adesso non sto qua a raccontare, e in Puglia, dove nessuno può negare che Vendola abbia aperto le porte all'eolico, suggestionato anche dai suoi compagni di partito, capitale da Ronchi, il quale a capo, dopo aver fatto il ministro di un'organizzazione per la diffusione delle ferre elettriche e delle energie rinnovabili a tutti i costi, quando ha visto poi sul territorio che cosa succedeva, bisogna dare atto a questa persona intelligente e che vuole governare, di aver reagito e aver detto basta, basta, con una delibera che, se vi leggete, è una delibera meditata che chiede di stringere i freni nell'esame di tutte le nuove proposte, che chiede al governo di prendere provvedimenti, cosa fondamentale, che chiede alle province di muoversi con molta più attenzione. Abbiamo la regione Abruzzo, che è la regione dei parchi, dove, pur essendo il presidente Chiodi centrodestra, ha fatto passare una proposta di legge di un certo consigliere Acerbo, che viene da Rifondazione Comunista, che è una delibera scritta dagli ambientalisti, la quale, sfruttando la rete natura estesissima dell'Abruzzo, con delle zone buffer, che significa in italiano delle zone di rispetto ampie 5 km, di fatto pone fine all'aggressione eolica in Abruzzo. Questa delibera, con un colpo di mano, in assenza di Chiodi e di Acerbo quel giorno insieme, è stata annullata. Ma credo che lo stesso presidente Chiodi e lo stesso proponente la riproporranno immediatamente. Questo per dirvi come il gioco è pressante, gli interessi di questi non imprenditori, perché l'imprenditore rischia, questi non rischiano nulla. Appena messe le torri, loro si limitano semplicemente a succhiare i contributi che lo Stato gli assicura dopo averli prelevati nelle nostre bollette. Questo non è imprenditoria. Non c'è banca che non sia pronta, se c'è l'autorizzazione, a dare tutti i soldi che servono, perché sa che nel giro di 3-4 anni è rientrata ampiamente, con ampi guadagni per tutti, guadagni, profitti spropositati. Allora, la Calabria non ha fatto nulla, la Campania non ha fatto nulla, però voi sapete anche che la Sicilia è una realtà che ha subito per decenni la mafia e ha deciso poi di combatterla, e combattendo la mafia anche questi poteri forti. La Puglia ha subito la criminalità organizzata, ma è una società che si è organizzata democraticamente in un modo efficace e oggi reagisce contro questi poteri forti. La stessa Lucania, Basilicata, ondeggia tra posizioni rigide e annullamenti del TAR, quindi è ancora in una posizione cosa. Ma noi siamo veramente, con il Molise, veramente ridotto come la Campania, dove la camorra è infiltrata ovunque, o ancora invece una regione sana che sa reagire? Questa è la domanda che dobbiamo fare al Presidente della Giunta.
insieme agli amici del Beneventano che combattono con noi, perché tutti e tre i consiglieri del Beneventano hanno chiesto una moratoria al presidente regionale. La moratoria naturalmente non risolve, viene immediatamente annullata. Tutte le moratorie non sono sufficienti, perché sono provvedimenti di fatto incostituzionali. La regione non può porre moratorie, nel senso che la disciplina deve avvenire all'interno delle linee guida nazionali e nel contempo tutte queste installazioni sono considerate di pubblica utilità e urgenza, quindi non si possono fermare con dei provvedimenti amministrativi. Però c'è la possibilità comunque di fare delle norme, come si fece la norma sulla Valle del Tammaro, che sono in grado di resistere alla Corte Costituzionale per quell'anno che è necessario per fare, e qui veniamo al punto, la legge regionale di applicazione delle linee guida nazionali, che consente, anzi obbliga le regioni a individuare le aree idonee e le aree non idonee. Questo è il punto su cui ci dobbiamo concentrare. Se il Molise non vuole fare questa legge e non la vuole fare e la vuole fare prima che poi siano scappati, va bene, allora dimostrerà di non essere a livello di regioni dell'elite come la Calabria e la Campania, ma di essere una regione che è entrata invece nel circuito delle regioni virtuose. Questo è il ragionamento, mi dispiace che i giornalisti siano andati via, ma questo è il messaggio che vorrei. Confida, scusami Cino, stiamo parlando. Ho capito, però se capito cioè, noi che siamo qua, sì. Io credo che abbiamo anche il diritto di partecipare, se no siamo sempre sudditi. Cioè l'eolico ci tratta da sudditi, ma mi pare pure il dottore che viene da Roma ci tratta da sudditi. Noi abbiamo il diritto di dire. Qui ci sono persone che hanno dato moltissimo e hanno diritto di dire qualcosa. Se parla sempre lei. Prima di tutto, sì. Questa è una conferenza stampa. Ho capito. Organizzata dal direttivo. Ma non è da trattarci come sudditi. Questa è stata le conferenze stampa. Sono convegni. Ho capito, ma primo, scusate, queste cose le sappiamo da anni. Adesso, per piacere, un po' di spazio a noi cittadini, ce lo dovete consentire. Non voglio entrare in polemiche, sono le ultime parole che dico. Perché sappiamo pure e noi ti dico questo. Ti dico questo. La conferenza stampa è di Italia Nostra e la gestisce Italia. Io sono di Italia Nostra, non sono socio e voglio dire una cosa importantissima. Io sono socio da anni di Italia Nostra e voglio contribuire. Benissimo, hai la e non me lo puoi vietare nelle assemblee di Italia Nostra e dire tutto quello che vuoi. Ora siamo in sono stato all'assemblea, ma tu non c'eri. Ora. C'erano 5 persone all'assemblea. Allora io ho bisogno di rispondere. Allora dobbiamo smettere la conferenza stampa perché qui c'è gente che ha diritto di parlare. Io ho parlato di persone, io ho parlato di una grossa debacle della lotta antieolica nel Molise che era vincente perché ci sono state delle situazioni di inspiegabili nelle quali. Tu fai demagogia, qui c'è chi ha fatto, chi ha fermato l'eolico. Tu invece vieni a parlarci di politica partitica e di politica di demagogia vera. Adesso, per piacere, se tu ci concedi 5 minuti, noi ti diciamo delle cose che tu non sai e tu vieni a predicare in Molise come se noi fossimo sudditi. Noi non siamo sudditi. A Castelbo, a Montecilfone c'erano i cittadini. Perfetto. A Montecilfone c'erano i cittadini vecchietti. Allora, questi qui hanno partecipato e hanno detto che fermeranno l'eolico. Quel signore lì, vedi, quello si chiama Franco Sabatini, quello ha fermato l'eolico. Quella signora lì ha detto che noi ci metteremo davanti alle palle e ha dato un contributo, anche lei di Italia Nostra. Bene, queste cose succedono in Molise, ma non lo so se a Roma lo sanno. Poi vi devo dire un'altra cosa. Qui manca Italia Nostra seria. Allora, se questa è una conferenza di Italia Nostra, io voglio vedere in questa assemblea, siccome sono socio di Italia Nostra, tutti quelli di Italia Nostra. Perché le cose che ci hai detto del Tammaro, pensate un po',
Ingegnere Meffelez ha detto delle cose stupende. Sul Matese, questi signori qui, che difendono quella zona, hanno sistemato a Rocca Mandolfi un parco industriale dove ci sono tanti vincoli. A Longano, idem. Ma cosa vengono a parlare? Lì c'è Italia Nostra di Isernia. E come mai nascono i parchi eolici in un luogo che è di per sé parco? Di là la Campania l'ha già fatto il parco ed è un territorio meno pregiato di questo versante molisano. Come mai la Campania riesce a fare e loro predicano solo? Vi giuro, io ho sentito solo prediche. Da Roma arrivano le prediche. Poi magari ci sono, e sono cose pesantissime che passeranno al penale, ci sono questi ambientalisti che utilizzano le leggi pro, che ne so, devono fare l'abbellimento del Molise col bed and breakfast, con tutte queste meraviglie, si tuffano dentro. Ma noi dobbiamo difendere il territorio, a noi non ci interessa gli interessi personali di chi lavora all'interno. Ne dico un'altra, Italia Nostra di Isernia, io non so quanti soci sono, l'anno prossimo mi iscriverò lì, lascio questa sezione di Campobasso, voglio vedere come vengono spesi i soldi. 300.000 euro, 150 Italia Nostra di Isernia, 150 WWF di Campobasso. Presenta pure tu i progetti. Sono 600 milioni di lire in un Molise che ha problemi di posti di lavoro, danno i soldi agli ambientalisti. Invece a Modici Fuori abbiamo sentito parlare di cittadini che difendono il territorio, di partito del territorio e non di ambientalisti. Vi giuro, la Candida Stellata ha scritto soggetti che amano il territorio. Ha tolto la parola ambientalista. Ho finito. Allora, oltre a lui ci sono altre persone che si sono messe a restituire la promessa di 9.000 euro per torri. Guarda, teneteveli voi, amministrateli voi. A me piacerebbe che anche gli ambientalisti facessero ugualmente, rinunciassero ai soldi per migliorare le loro cose, per fargli i manifesti per i progetti, dice il presidente, che non era neanche all'assemblea. Eravamo in 5 all'assemblea. Allora, se è un'associazione, è veramente associazione. Il territorio lo deve difendere sul posto. Quando eravamo a Duronia, sul tratturo, e il tratturo veniva ruspato, quello è demanio, bene, le associazioni ambientaliste non ce n'era una, c'era uno di Roma, Giovanni Germano, lì, ma non c'erano ambientalisti, diciamocele le cose, i partiti fanno schifo, le associazioni partecipano, quelle che non partecipano sono pochissime, grazie. Allora io... No, scusa, questa è la realtà. Perché, come voi sapete, la resistenza dei cittadini a livello personale, anche se eroica, specialmente quando ci si trova di fronte a queste forze e a delle leggi ormai hanno previsto praticamente delle deroghe quasi totali, non servono a nulla. Se un agricoltore con grande amore per la propria terra, spirito di sacrificio, rinuncia al reddito sicuro, loro passano tranquillamente all'esproprio perché hanno titolo per farlo. Ora, la debole resistenza di poche persone che magari sono anche corse alla castagna il giorno in cui arrivarono le ruspe, se non ci fossero stati o i funzionari della sovrintendenza che adoperavano leggi in un certo modo o qualche uomo politico che sapeva muoversi in un certo modo, non avrebbero mai fermato, come dimostra ampiamente la storia della TAP, dove intere popolazioni hanno proclamato il diritto, credo che sia quasi un diritto naturale, di voler vivere in un territorio che non sia massacrato da ogni tipo di infrastruttura, motivando tra l'altro che si tratta di un'infrastruttura inutile e, come ben sapete, migliaia, dopo presidi che durano anni, stanno perdendo. Quindi è inutile invocare le rivoluzioni
quando si è pochissimi, non si è costanti nell'azione, bisogna in quel caso sapersi destreggiare, studiare, sfruttare le norme, cercare di infilarsi nelle piccole fessure che la politica lascia aperte, andando a individuare quegli uomini politici, che ci sono anche, che sanno in determinate occasioni aiutare queste nostre azioni e queste nostre rivendicazioni. Questa è la storia di Italia Nostra. Io sono dentro Italia Nostra da 40 anni, dal 73. Da Italia Nostra non ho mai avuto nulla. Sono in pensione e non cerco posti di lavoro. Se vengo qui nel Molise non vengo per farmi eleggere, perché non sono neanche iscritto alle liste elettorali. Vengo solamente perché ci sono i miei cari nel cimitero di Sevilla. Quindi non accetto lezioni da nessuno. E poi, sotto il profilo della legalità interna e democratica, vorrei far presente che se ci si iscrive ad un'associazione è nei momenti di dibattito interno che si fanno valere queste questioni, e che è ampiamente deleterio, immotivato e frutto esclusivamente di una necessità viscerale, personale, egoistica, quella di ribaltare e riversare in una pubblica assemblea. Sono Paolo, il cittadino ha diritti, il cittadino ha diritti più di tutte le altre cose. Ma non contraddire in continuazione, fai finire di parlare, no? Sto spiegando semplicemente che in ogni... Io aspetto sempre la visita sulle piante del Molise. Vorrei chiarire una volta per tutte che ogni organizzazione democratica si basa sulle regole. Si basa sulle regole. E come mai Italia Nostra di Senna non segue le regole vostre? Devo dire, prima di tutto Italia Nostra ha la fortuna di avere le sezioni con grande autonomia. E ognuno la pensa a modo suo. Con grande autonomia si costruiscono sulla storia delle persone che si sono... E fa il ponte tibetano e il parco eolico. E io devo star zitto come socio e come cittadino. Primo. Secondo, se ci sono delle rimostranze, c'è una sede nazionale già fatto. Ma guarda caso la sede nazionale si sta preoccupando invece di far firmare le convenzioni ed sta controllando la regolarità di tutto quello che avviene, non solo, ma lo sta facendo con la consulenza di una delle persone più esperte, e si tratta del ex direttore dell'Oasi del WWF, che per suoi motivi personali si è dimesso dal WWF e si è messo a disposizione Italia Nostra, per cui è affidato a lui come funzionario consulente lo sviluppo di questa attività. Tu non devi giustificare un bel niente. Chi ha da dire qualche cosa ha la possibilità di prendere carta e penna e scrivere, e se ne assume tutta la responsabilità. Questa è una cosa. Ma ripeto, in 40 anni Italia Nostra. Italia Nostra non deve giustificare niente al professor Cirillo. Scusami, in 40 anni c'è una strana concezione del cittadino. In 40 anni Italia Nostra è un'organizzazione. Sono 70 anni di battaglie. Civili innanzitutto. Non c'è voglio ricordare anche per gli altri. Ah, si sono organizzative semplicissime. C'è un'assemblea, ci si iscrive all'associazione. Può essere Italia Nostra nel caso specifico. L'associazione ha uno statuto. Nello statuto è previsto sia a livello nazionale che a livello locale l'assemblea è un regolamento. L'assemblea che elegge un direttivo e il direttivo che elegge un presidente. Per quel periodo triennale in cui c'è quel direttivo, quel presidente, sono loro a fare la politica dell'associazione. Il socio che non è contento chiede, insieme a un terzo di soci, di indire un'assemblea per contestare se la politica associativa è giusta, è ingiusta, sollevare problemi, è scorretta anche parlare della gente assente. Seconda questione. È scorretto. Scorrettissimo, specialmente parlato poi altrove, in altri siti. Una volta per tutte, mi è successo in 40 anni di Italia Nostra, forse sono diventati di più, di assistere a una conferenza stampa. Mi dispiace, perché questo
onore al Molise. Appunto. Mi dispiace, non fa onore al Molise. Non è mai successo che durante una conferenza stampa in cui il direttivo e il presidente riconosciuti ed regolarmente eletti vogliono rivolgere alla stampa e a coloro che vogliono convenire delle idee, delle osservazioni, delle proposte, e ci sia qualcuno che dalla sala, conferenza stampa, non convegno dibattito, la conferenza stampa è un luogo in cui l'associazione ufficialmente comunica alla politica e alla cittadinanza che cosa intende fare. Appunto. Basta teatro, arrivederci. Ecco, questo è teatrino. Benissimo. Queste sono regole democratiche minimali. È teatro. Bene. Come vedete abbiamo tentato anche di spiegare. La norma è nuova, questa è uscita in fronte. Allora, Oreste, se mi consente adesso devo dire io qualcosa. Prima concludiamo la conferenza stampa. Sì, concludi perché la conferenza stampa, almeno per quello che mi riguarda, è: prendiamo atto che altre regioni stanno facendo sforzi per dire basta alle ore. Prendiamo atto che presidenti di regione, non siamo più noi siamo delle piccole persone qualunque, ripeto, con immagini soggettive, con attrazioni o fissazioni potremmo essere, e potremmo dire l'eolico è brutto, non ci piace eccetera. No, qui ci sono presidenti di regione tra i più noti d'Italia e qualificati indipendentemente dal colore politico. Io ho richiamato anche il caso di Chiodi in Abruzzo, i quali dichiarano che l'eolico, hanno preso atto dopo averlo sostenuto, si porta via pezzi di territorio per sempre, alterandoli geneticamente nella loro identità. Abbiamo questa forza nuova, dobbiamo sfruttarla. Il senso di questa conferenza stampa è sull'onda di questi nuovi avvenimenti. Quindi non ci rammarichiamo se non c'erano molte giornalisti o altro. Meno male che erano andati via i giornalisti, meno male, altrimenti avremmo fatto una splendida figura. Allora, se possono concludere, quindi stiamo sfruttando questo momento, il momento è favorevole. Come vi è stato annunciato nel convegno di Morcone, io non ho paura di andare ai convegni di partito, vado ai convegni di tutti i partiti, giustamente, e naturalmente non vado a urlare o a gridare, ma in quell'occasione c'è stato comunicato dal vicepresidente Petraroi che non lui, giustamente non lui, siamo tra pochi, ce lo possiamo dire, perché se lo facesse lui immediatamente l'assessore competente gliela casserebbe e dice perché ti intrometti nelle cose. Ma ci sono tutte regole, ci sono tutta una serie di regole istituzionali, e di educazione, voglio dire, anche politica, per le quali se uno pesta un piede inavvertitamente a un collega non fa altro che rovinare la sua causa. Esatto. Quindi bene fa in questo momento Pedroia a stare zitto e a lasciare che lavori Facciola per vedere che cosa tira fuori. Poi eventualmente, se ne avrà la forza, interverrà. Badate, io sto difendendo una persona che non appartiene al mio partito, io non sono mai stato al PD, né ho mai difeso il PD, però l'ho visto lavorare per anni e quindi adesso stiamo dicendo tra di noi, e quindi non posso dubitare che sia una persona volta gabbana. Una persona che sa fare politica e quindi la sta facendo un giocato. Ho speranza, quindi, per quello che ho sentito, che anche il Molise possa entrare in questo filone e trovare il modo di trovare gli strumenti giuridici per fermarli, per ripensare e per trovare il modo di fermarli definitivamente. Questo è il momento che stiamo vivendo. Italia Nostra naturalmente è felice se altre associazioni si associano questo tipo di filone politico. Da ultimo, sono qua a oggi qui per parlare con l'avvocato, grazie al suggerimento di Bascia Mancini, perché grazie al suggerimento di Bascia per 2 giorni siamo riusciti a riprendere la questione dell'impugnativa della Castagna, cioè la centrale eolica che ha scatenato la guerra nel Molise, laddove per una serie di costanze, a dire molto pietose, c'era stata una soluzione per
quel sovrintendente che aveva dato il nulla osta. E adesso pare che il pubblico ministero abbia impugnato, però l'ultimo giorno vediamo e speriamo di poter ancora combattere, perché non è detto che mentre stiamo qui a fare i duetti di questo tipo ci costruiscono la castagna e non ci vengano a dire che per la castagna non abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili. Un'associazione come Italia Nostra ha tirato fuori 25.000 euro a livello nazionale per il Molise per salvare Sepinum, che era il simbolo del Molise. Scusatemi, di 2 anni mi sono dovuto attaccare perché ho dovuto anche contraddire questi sfoghi morali e viscerali che vedo che sono costanti. Me corre l'obbligo innanzitutto di prendere atto di tutto quanto è stato detto e vi chiedo formalmente scusa per quello che è accaduto, in quanto questo discorso distruttore di dilaniarci tra associazioni che hanno a cuore i problemi ambientali è un discorso deleterio, è un discorso illegale, è un discorso che non ci porta in nessun luogo. L'amico che ha voluto sfogarsi ha fatto bene, perché finalmente si è chiarita ancora una volta quando ce l'abbia contro determinate persone. È un discorso di carattere personale nei confronti, perché? Perché quel discorso è stato fatto sui pullman, forse voi non tutti lo sapete, sui pullman di Cammina Molise, è stato riproposto in un'assemblea alla chiesa di Sant'Antonio di Padova. Più di una volta sono stato costretto a dire è bene che vada via anziché litigare, perché se uno è prevenuto, se uno ha tutto quel veleno in corpo che ha questo signore nei confronti di quelli di Sernia, a me personalmente non interessa un bel niente. Italia Nostra è molto più seria di quello che ne possa pensare lui. Italia Nostra non è né Marianna Andone né Claudio Di Cervo. Quando si fanno i nomi delle persone bisogna stare pure attenti, perché se scappottata 2 volte la querela, 2 volte la querela dalla segreteria nazionale e un'altra volta per Sant'Antonio di Padova. Io come responsabile della sezione vi chiedo scusa per quello che ha prodotto e per quello che fa Cirillo, perché invece di puntare a ciò che ci unisce, a ciò che ci fa raggiungere qualche obiettivo, il suo discorso diventa un discorso personale innanzitutto, ma poi è distruttivo, perché se tra le associazioni ambientaliste c'è sta gente che deve dilaniare l'altra associazione, deve sbranare l'altro soggetto, che senso ha riunirci? Che senso ha? Chi l'ha invitata? Io dico chi l'ha invitata, ha sbagliato chi l'ha invitata, perché per me poteva starsene benissimo dove sta, perché in tutte le occasioni non fa altro che attaccare l'Italia Nostra attraverso quello di Segna. Di quello di Segna dovrebbe sapere che è una persona retta e corretta, che è scorretto parlare alle spalle delle persone e che se vuole ottenere dei finanziamenti così come lo ottiene Isernia deve presentare dei progetti alla regione e se ne raccolga ben venga che prenda pure dei soldi. Però criticare in maniera sconsiderata, in maniera non consapevole, è facile, tutti quanti ci possiamo sciacquare la bocca sul tizio, sul caso, sul sembrone, ma non è corretto. Non è corretta ancor più tra le associazioni che hanno gli stessi obiettivi. Io vi chiedo umilmente scusa, non potevo mai immaginare che dopo giorni di lette dovesse giustificare a Cirino perché non stavo al mio direttivo, perché stavo a letto della febbre a 40. Dovevo dire, mo ti porti il certificato medico di giustifica, se n'è andato, perché gli avrei detto a te non devo giustificare un bel niente. Perché quando voglio l'informazione arrivo qua con i documenti alla mano e poi vado. Perché è facile criticare, è facile sciacquarsi la bocca, ma bisogna vedere fino a che punto è valido questo discorso.
e fino a che punto è produttivo. Io credo che sia distruttivo per tutti e per lui stesso, che in tutte le manifestazioni si mette davanti. È stato dove sta? Io stavo a letto, sono stato io a motivare la manifestazione di Monte Circone, se lo volete sapere, a mezzo di chi? La presidente del consiglio comunale, che è stata la mia segretaria della scuola quando io insegnavo. Che vada a dire a Cirino, mi devo giustificare, che sto a scuola, che devo portare la giustifica perché mi sono assentato. Insomma, io non capisco se questo è un modo di ragionare o è un modo proprio infantile di comportarsi. Sentiamo, effettivamente, in ogni conferenza stampa della nostra, poi ha già parlato ieri, si dà la parola a chi lo voglia parlare, perché mai ci si può aspettare che arrivino attacchi di questo tipo. Ma pure. Ecco, quindi se qualcuno vuole, siamo tra di noi, vuole aggiungere qualche cosa. Bisogna un momentino di uscire. Vuole aggiungere qualcosa, siamo qui. Naturalmente ci fa piacere continuare a parlare con voi. Direi che mi è stato consegnato adesso da Chiara, poi come fai? D'Amico. Chiara D'Amico. Da Chiara D'Amico mi è stato portato questo documento. Ecco, io ignoravo che sarebbe arrivato, onestamente. Vedo due firme, quella di Petraroia e quella essenzialmente dell'associazione all'ambiente Facciola. Questo mette per iscritto quanto era stato detto a voce, e cioè che presso l'Avvocatura dello Stato è all'esame questa proposta di legge. Noi non la conosciamo, non sappiamo quanto sia efficace, però è un punto di partenza sul quale lavorare, e significa che qualcosa sta accadendo. Adesso sta a noi, naturalmente, fare tutte le pressioni necessarie, insieme a tutte le altre associazioni che vogliono farle insieme a noi. Su questo, perché la strada, ormai la strada maestra è questa: trovare la legge regionale che è in grado di fermarli. Non so come, quando, lo staremo a vedere. Ci sono specialisti che stanno esaminando. Credo che questa conferenza stampa abbia in qualche modo anche accelerato questa dichiarazione, abbia in qualche modo vincolato questi due esponenti ad andare avanti e a non fare semplicemente una mulina. Quindi considero la conferenza stampa un successo. Ci sono parole.